Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi andiamo a parlare della licenza di Lightburn. L'ho trattata principalmente sul mio corso, ne abbiamo parlato magari ripetutamente in alcuni post del gruppo di Facebook, però sentivo il bisogno, visto che in molti in questo ultimo periodo si sono affacciati al laser e a Lightburn, di andare a parlare anche di come funziona la licenza di Lightburn, ma lo vediamo dopo la sigla. Ritengo, ma non sono il solo a dirlo, che Lightburn è un software che forse è uno dei migliori per la gestione delle lavorazioni con il laser e qualsiasi tipo di laser, perché diciamo che Lightburn non si occupa solamente di laser a diodo, che è quello diciamo a livello bistico tra i più diciamo utilizzati, ma anche per il CO2, poi ultimamente anche per il galvo, per i fibri, eccetera, eccetera. E ultimamente Lightburn si sta specializzando proprio su queste nuove tipologie di laser che molto probabilmente diventeranno un po' il benchmark del mercato dei laser. Questo video, che è un video dei primi passi, per cui è diciamo dedicato a chi si affaccia per la prima volta, quindi non tanto per gli esperti, è quello proprio di andare a vedere e a spiegare come funziona la licenza di Lightburn, quali sono le caratteristiche e come fare ad andare a scaricarla e andare a utilizzarla. Allora, per poter usufruire di Lightburn dobbiamo andare sul sito per appunto scaricare il software. Il sito che dobbiamo raggiungere è lightburnsoftware.com. Questo sito e questa è la home page. Andremo subito a vedere come si presenta e quindi la prima cosa che andremo a vedere sarà che possiamo andare a fare una prova e andiamo a cliccare questo link. Qui possiamo imparare di più e questo andiamo a scaricare il trial. Come vediamo, Lightburn ci dà la possibilità di scaricare un software che ha validità 30 giorni, ma se lo chiediamo a volte ci dà anche la possibilità di prolungare questo periodo di, diciamo, di prova, a volte anche fino a 60 giorni. Solitamente a 60 giorni ci fa arrivare perché magari non abbiamo potuto testarlo bene e mandiamo un'email all'assistenza dicendo ho avuto dei problemi, non l'ho potuto visionare, eccetera, eccetera, mi prolungate per 30 giorni, solitamente lo fanno. Sono molto elastici, non sono rigidissimi su queste cose. La licenza di prova è uguale a quella commerciale, quindi praticamente non ha limitazioni, è usufruibile a 360 gradi e potete fare tutto quello che farete un domani se deciderete di acquistarla. Allora, come vedete, è disponibile per tutti i sistemi operativi attualmente in uso, quindi abbiamo sia il Mac, Windows e logicamente anche Linux. Prima cosa, prima di andare a scaricare la licenza, però dobbiamo capire qual è la licenza che fa per noi. Prima cosa da scegliere appunto è la tipologia di sistema operativo, quindi Windows, Linux o Mac. La seconda cosa è per quale macchina, perché in base alle macchine noi abbiamo licenze diverse. Adesso ve lo faccio vedere. Per andare a scegliere la licenza che è necessario, dobbiamo andare qui, purchase, cioè sarebbe acquista, buy software, acquista il software. Ma non vi preoccupate, non dovete ancora acquistarlo, non dovete dare dati di carte, eccetera, eccetera. E quindi questo ci dice di che licenze hai bisogno? G-Code, DSP, Galvo oppure DSP più Galvo? Allora, quali sono le differenze principali di queste? Allora, G-Code è un codice che praticamente è quello che comanda la maggior parte delle macchine a diodo. Quindi i diodi, a quelli poco potenti e pochi più potenti, Atom Stack, che ne so, Creality oppure qualsiasi altra marca, sono assolutamente compatibili con il diodo, con il G-Code. Quindi dovremo andare a scaricare il G-Code. Oppure chi ha altre macchine, CO2, la CO2 solitamente hanno controller DSP e quindi con un altro codice e quindi hanno necessità di un'altra versione di Lightburn.
Né Galvo addirittura hanno bisogno di qualcosa di diverso ancora, e più ci sono quelli che ti permettono anche di utilizzare sia DSP che Galvo. La maggior parte degli hobbisti utilizzano il G-Code, e quindi io vado a selezionare G-Code e mi si apre questa videata. Mi fa vedere qualche esempio di scheda G-Code, che sono quelle che, come dicevo, per quanto riguarda gli scalpphone, il Atom Stack, per dire le marche più famose, Enjoy Wood, ormai ce ne sono tantissime, faccio fatica, Tutriz, faccio fatica anche a ricordarmele, ma sono sempre quelli. Hanno una scheda madre più o meno una uguale a quell'altra, hanno una testa laser più o meno una identica a quell'altra, variano le potenze, variano qualche piccolo, piccola cosa, ma non sono molto diverse l'una dall'altra. Ecco, vediamo anche che abbiamo anche il prezzo. In questo caso una licenza per G-Code costa 56,95 euro, quindi meno di 60 euro il primo acquisto. E le licenze, e tutte le licenze, una volta acquistate, durano per un anno, ovvero sia la licenza è a vita, ovvero se la comprate una volta e non dovete pagarla più, a un patto. Per un anno avete la possibilità di scaricare tutti gli eventuali aggiornamenti che Lightburn fa quella, versione che avete acquistato. Quindi attualmente c'è la 1.4.05, e quindi io per un anno tutti gli aggiornamenti che usciranno dalla 1.4.05 in avanti saranno comprese in quel prezzo che ho pagato di licenza. Scaduto un anno, la mia licenza sarà ancora in corso di validità a vita, quindi la terrò per sempre, però dovrò rinunciare a eventuali aggiornamenti. Quindi questo è chiaro. Se non voglio più aggiornare, mi accontento della versione che ho adesso o che avrò da qui a un anno, manterrò quella e non dovrò pagare nulla. Se mettiamo dopo un anno, 2 anni, 2 anni e mezzo, esce una versione di Lightwork così bella, così interessante, con così belli aggiornamenti, e forse vale la pena di rinnovare la licenza, dovrò fare appunto il rinnovo, che non pagherò attualmente, perlomeno alle condizioni attuali, non pagherò altri 56,95. Solitamente si paga la metà, all'incirca 30 euro. E quindi diciamo che è una licenza che non è nemmeno veramente dispendiosa, costa veramente poco se andiamo a fare dei paragoni con altri tipi di software che sono molto molto più costosi. Ma torniamo indietro e andiamo a vedere invece un altro tipo di licenza che magari può essere più interessata a chi ha il laser a CO2. Laser CO2 solitamente montano controller DSP, e qui la licenza è leggermente più dispendiosa perché costa quasi il doppio, 112,95. Anche questa, come dicevo, per quella G-Code è a vita, per un anno potete fare gli aggiornamenti, poi se li volete fare li fate, se non li volete fare non li fate. E questo è per quanto riguarda l'acquisto della licenza. Ogni tipo di licenza ha il proprio periodo di prova, quindi se voi avete una CO2 dovete scegliere questo trial page, cioè andare al trial page di questo tipo di software. Se invece voi avete quella che vi facevo vedere prima, il G-Code, dovrete andare su questo link e potete scaricare il software relativo al G-Code, quindi non vi potete sbagliare. Ricordatevi, serve sapere il sistema operativo del vostro computer e controller del vostro laser, quindi G-Code o DSP o Galvo. Ok, una volta scelto, in questo caso per esempio quello forse più comune, Windows e G-Code, andrò qua e andrò a scaricare il mio hardware relativo, quindi software relativo, scusate. Quindi clicco qui e mi uscirà, vedete, Lightburn 1.4.05 exe, lo scarico e lo installo come qualsiasi altro software.
Quindi non ci sono grosse problematiche, ora non vi faccio vedere l'installazione anche perché io ce l'ho già installato, per cui è inutile, ma è semplicissimo, si installa in pochissimo tempo, non richiede grandi risorse per il computer, quindi vi basta anche un Windows abbastanza datato, anche l'8, non so se anche i precedenti, ma dall'8 in avanti sicuramente sì, anche sia Mac che... Per quanto riguarda il Linux, si può andare anche un pochino indietro. Mi sembra che per Mac il Catalina, dal Catalina in avanti, e per Ubuntu o Linux riesce a lavorare anche su sistemi operativi di qualche anno indietro. Ma penso che chi utilizza Linux è quasi sempre molto, molto aggiornato sulle varie distro di Linux. Un'altra particolarità che offre la licenza di Lightburn è che possiamo, con la stessa chiave di licenza che ci viene fornita al momento del pagamento, che si paga con PayPal o carta di credito, in modi d'uso ormai come in tutti gli e-commerce, ci viene fornita una chiave di licenza e questa chiave di licenza la possiamo usare da poco tempo su ben tre computer diversi. Quindi possiamo caricarlo su un computer per quanto riguarda non so, abbiamo uno vicino al laser, ne abbiamo uno magari ci serve per progettare, l'abbiamo un altro in un'altra parte, fino a tre computer possiamo utilizzarla. Quindi anche lì vedete che è abbastanza elastica. Fino a poco tempo fa erano due, con la possibilità di richiedere il terzo, adesso fino a tre non fanno problemi. Quindi praticamente potete utilizzare quella stessa chiave su tre, diciamo, computer diversi. Ma un'altra cosa da conoscere è come gestire le licenze. Allora, la licenza da dove si gestisce? Si gestisce principalmente dal sito di Lightburn e adesso vi faccio vedere come. Però possiamo vedere qualcosa anche dal software vero e proprio di Lightburn. Adesso vi passo su il Lightburn. E vedete che da qua, dal menu principale in guida, io clicco, vado gestione licenza. Gestione licenza mi dice se la mia licenza è in corso di validità, quindi avremo questa striscia verde, o che si accorcia ogni volta che ci avviciniamo, il giorno che ci avviciniamo alla propria scadenza. Qui vedete, io ho 507 giorni, ho quasi 2 anni di licenza ancora buoni. Disattivarla se la vogliamo disattivare e fare altre funzioni, però quello che ci interessa da questa finestra è appunto vedere se è scaduta, se non è scaduta, eccetera, eccetera. Lo stesso vale anche per la licenza prova, dove appunto avremo quel periodo lì, quando la licenza prova scade, non potremo più usufruirne, quindi non potrà andare avanti. Se invece abbiamo una licenza, come ho spiegato prima, in corso di validità, anche se è scaduta, non potremo fare gli aggiornamenti, ma potremo continuare a utilizzare il software. Ma ritorniamo sul sito. Allora, andremo su Info Center e andremo in License Management. Quindi andiamo qua nel portale della licenza. Ecco, qui vedete che ci dà tutte le spiegazioni come fare per l'attivazione della licenza, eccetera. E la prima volta che, una volta pagato, ci arriverà un'email, a quelle mail dovremo ricordarci che avremo lasciato quelle mail perché ci servirà poi per fare la gestione della licenza vera e propria. Quindi quella mail, quando noi facciamo il pagamento, diamo una mail che siamo sicuri che manterremo, quindi non quelle temporanee, quelle use e getta, eccetera, eccetera, perché ci può servire. Posso dire perché per andarla a gestire, come vi faccio vedere, si entrerà nel portale licenze, che è questo qua. Quindi io vi traduco anche in italiano qua, almeno è più comprensibile per tutti. Questo punto mi porterà su questo, diciamo, portale, dove già in automatico, se ho già fatto vari accessi, mi porterà già le mie credenziali di accesso, altrimenti dovremo immettere noi l'email, la password. Se non ci ricordiamo la password, vabbè, forgot password, ormai sono quelle cose che conosciamo benissimo. In questo caso io entro
e mi fa vedere quali sono le mie licenze. Ne ho una. Come vedete, c'è il codice di licenza che adesso alcuni dati li andrò logicamente a mascherare per questioni di privacy. E come vedete io ne ho due su tre, cioè ho due attivazioni sulle tre che ho a disposizione, perché ne ho una su un PC principale, una su un altro PC dove faccio delle prove e una non l'ho ancora attivata. Mi dice quando scadrà la mia licenza, in questo caso la mia licenza scadrà il giugno del 2023 e quando avevo creato la prima licenza. Adesso diciamo che se io vado a cliccare sulle mie attivazioni, mi va a dire anche su quali computer ho, quindi mi dice l'host name quindi il nome del computer sul quale ce l'ho e quando mi scadranno le due attivazioni, perché una a gennaio e una a febbraio del 2024 mi scadranno queste last day, cioè l'ultima volta che le ho sincronizzate, quindi il 1° febbraio per questa e il 19 gennaio per l'altra. E quando sono state attivate tutte e due nel 2023, una a giugno, questa qui di quest'altro computer l'ho attivata da poco perché mi serviva per fare alcune prove. Quindi ecco, qui abbiamo tutto quello che possiamo fare. Quindi possiamo andare cliccando su uno, andiamo a vedere tutte le caratteristiche e mi dice più o meno tante cose. Di qui possiamo attivarle, disattivarle, cancellarle per poi rimetterle su un'altra parte. Quindi possiamo fare quello che vogliamo. Le attivazioni sono abbastanza semplici, comunque c'è anche un sito di assistenza se ci fossero delle problematiche. Si manda una mail all'assistenza e solitamente Lightbulb risponde anche abbastanza velocemente. Ecco, io penso di aver un po' focalizzato tutto l'argomento licenza, proprio dall'inizio alla fine. Se avete dei dubbi, magari metteteli nei commenti oppure chiedete anche nel post del gruppo Facebook. Sapete che c'è sempre qualcuno pronto a rispondere, però questo era quello che ci tenevo a rifarlo, anche perché ultimamente appunto non ho dato la possibilità della terza licenza, non avevo mai fatto un video completo per quanto riguarda la gestione di licenza, ce l'avevo sul corso, ma non tutti logicamente hanno fatto il corso, quindi ho deciso di farlo qua. E diciamo che per il momento io non andrei oltre. Parlerò poi sempre nella rubrica Primi passi di altre cose per quanto riguarda appunto che all'inizio e per ora terminerei qua il video chiedendovi un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre, diciamo, a conoscenza di nuovi video che farò uscire. Adesso vi saluto tutti e vi aspetto al prossimo video. Ciao!